E adesso la pagina sportiva, abbiamo in collegamento il nostro Enrico Giancarli che ci anticiperà non soltanto quanto vedremo in diretta oggi pomeriggio a partire dalle 18:30 su Rete 8, vale a dire l'ultimo test diciamo ufficioso del Pescara prima dell'avvio delle gare ufficiali, ma ci appunto preannuncerà un attimo anche il momento di fermento sul mercato e gli sviluppi che potrebbero esserci nelle prossime ore. Buon pomeriggio, Enrico. Ciao Carmine, buon pomeriggio, un saluto, ben ritrovati agli amici del TG8. Intanto partiamo con la giornata di oggi perché alle 18:30, gara anticipata di mezz'ora, quindi non più fischio d'inizio alle 19, ma alle 18:30 con diretta su Rete 8 l'ultimo test della Pescara prima della prima gara ufficiale di domenica in Coppa Italia contro il Pineto. L'avversario è la Sant'Egidiese, formazione che partecipa al campionato di promozione. Ci si attende qualche passo avanti dal punto di vista del gioco per un Pescara che nelle prime due uscite stagionali con il Delfino Curi e con l'Angolana ha un po' faticato. Il test alle 18:30, ricordiamo ancora una volta, diretta su Rete 8, poi domenica alle ore 21, Stadio Adriatico di Pescara, la prima gara ufficiale, la Coppa Italia con il Pineto, gara secca in caso di parità supplementari e poi calci di rigore. Noi parliamo anche di calciomercato, Carmine, perché? Perché il Pescara nella giornata di ieri ha chiuso ufficialmente due operazioni, o meglio, ha chiuso due operazioni, attendiamo i comunicati ufficiali, anche se è stato già fatto lo scambio di documenti. Parliamo del portiere Ivan Saio, classe 2002, arrivato a titolo definitivo dalla Sampdoria per il portiere contratto triennale. Ad oggi il Pescara sta bene nel ruolo dei portieri perché c'è Plizzari e c'è Saio. È chiaro che per Plizzari poi bisognerà attendere i prossimi giorni perché potrebbe arrivare finalmente, verrebbe da dire, la richiesta giusta, l'offerta giusta. In quel caso Plizzari saluterà la Pescara e andrebbe poi cercato un portiere per fare la coppia con Saio. L'altra operazione che è stata fatta dalla Pescara con lo scambio di documenti è quella con la Fiorentina per l'arrivo in biancazzurro del terzino Edoardo Pierozzi, classe 2001. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Cesena e tra l'altro Carmine è stato l'autore del gol decisivo nella partita Cesena-Pescara finita 1-0, partita che ha ufficialmente dato la promozione in Serie B al Cesena. Pierozzi, Carmine, era stato diciamo acquistato dal Taranto qualche settimana fa, poi ci sono state delle vicende societarie poco chiare a Taranto, non si è fatto più nulla, il giocatore è tornato alla Fiorentina ed ora l'operazione con il Pescara. La beffa quella del centrocampista, perché Damiani questa mattina è stato ufficializzato dalla Ternana e la Pescara aveva l'accordo sia col calciatore sia col club siciliano, il Palermo, che aveva i diritti del cartellino. Poi è arrivata la Ternana con un'offerta troppo importante, superiore a quella del Pescara, e ora il Pescara andrà alla ricerca di un altro giocatore. Chiudiamo con gli attaccanti, perché Davide Merola ancora non si è aggregato ai compagni con molta probabilità, anche se lavorerà parzialmente in gruppo, lo farà la prossima settimana, difficilmente sarà a disposizione per l'esordio di venerdì 23 a Terni, l'anticipo contro la Ternana. Al momento non ci sono richieste ufficiali di mercato. Merola potrebbe anche restare in biancazzurro, potrebbe arrivare a stretto giro in Prota, Riccardo in Prota, classe 93, ex Benevento, è svincolato, arriverà se non dovessero arrivare per il giocatore chiamate dalla Serie B. Pescara l'offerta l'ha fatta e attende la risposta del giocatore. L'ultima con l'attaccante centrale, un po' quello è il grande obiettivo del Pescara, l'attaccante centrale. Al momento i nomi che vuole il Pescara sono nomi fuori portata, da Gori dell'Avellino a Bianchi del Brescia. Il Pescara però aspetta le ultime settimane di mercato, così come aspetterà la fine per quello che è il grande obiettivo dell'inizio stagione, ovvero Alessio Curcio, lo scorso anno a Caserta, attualmente al Catanzaro. Tra le uscite Colai è stato richiesto dalla neopromossa pianese, Colai che farebbe parte della maxi operazione con il Crotone. Non è detto che il terzino sinistro crialese possa arrivare a prescindere da queste operazioni. L'appuntamento è per questo pomeriggio, tardo pomeriggio, alle 18:30, Rete 8 in diretta, l'ultima amichevole prima del debutto ufficiale, Pescara Sant'Egidiese. A te Carmine.